L'ennesima giornata di proteste alla Spirafico Frutta è culminata sulla strada provinciale di Dolzago, con la polizia schierata a dividere due gruppi di lavoratori, da una parte i Cobas e dall'altra gli altri dipendenti insieme ai titolari, in strada per manifestare il loro disagio dopo settimane di picchetti che stanno mettendo in difficoltà l'azienda. E chiediamo il reintegro degli 89 lavoratori, il ripristino di una situazione di legalità, perché ricordo che su mandato di Spirafico le tre società che sono presenti, le tre società fornitrici in appalto, stanno usufruendo della cassa integrazione Covid per lasciare fuori 89 lavoratori semplicemente su base di adesione sindacale. Utilizzano lavoratori interinali in sostituzione di quelli che sono in cassa integrazione, quindi soldi dei contribuenti che servono a pagare una loro operazione illegale. Per far fuori questi lavoratori e cercare poi di eliminarli proprio e arrivare anche a un licenziamento, lavoratori qua, ripeto e voglio ricordare, sono in sciopero da qualche mese perché gli viene applicato un contratto multiservizi che è scaduto nel 2013, che ha una paga base pari a 6 euro lorde, e loro dovrebbero avere un altro contratto che è quello logistica, che ha una paga più alta, e fanno degli orari di lavoro pazzeschi. La vede diversamente la CGIL che non partecipa alle proteste dei Cobas. Nel momento in cui c'è un tavolo di trattativa aperta, cosa che stavamo facendo, e abbiamo ottenuto i primi risultati, non c'era bisogno assolutamente oggi di intraprendere uno sciopero selvaggio come hanno fatto oggi una sigla sindacale Sicobas, perché il rischio che stiamo vivendo, bloccando le merci in questo modo, è il fatto che i lavoratori perderanno il posto di lavoro. Questa mattina anche noi come CGIL siamo dovuti scendere in campo proprio per la situazione che ormai è al collasso da diversi mesi ed è sfociata proprio nella giornata di oggi attraverso un'uscita di tutti i dipendenti coinvolti in questa vicenda, quindi sia dei dipendenti che rispondono alle cooperative interne ma anche dei dipendenti diretti da Spirafico, assunti direttamente dalla committenza. Sono mesi che ormai il clima è di tensione, tanto è vero che anche noi ieri come organizzazione sindacale abbiamo aperto uno stato di agitazione perché la situazione non è più tollerabile. Il clima non è naturalmente disteso e le preoccupazioni dei lavoratori che oggi operano all'interno degli appalti è veramente difficile da sopportare perché dopo l'accordo che fu firmato in prefettura più o meno un mese fa, siamo arrivati appunto ad aggiungere un elemento economico che vada a migliorare le condizioni normative ed economiche dei lavoratori, sono proseguiti dei picchetti, degli scioperi che in qualche modo hanno anche fatto perdere lavoro alla committenza, quindi c'è stato un calo di richieste di manodopera e i presidi che continuavano ad essere sotto i cancelli di Spirafico non hanno aiutato certo la collettività e la salvaguardia dei posti occupazionali dei lavoratori stessi. Dal nostro punto di vista queste persone non hanno fatto degli scioperi, ma semplicemente hanno rivendicato delle posizioni di potere. Non vogliamo questo, non vogliamo quell'altro, non vogliamo quest'altro, perché loro puntano ad avere il controllo dell'organizzazione dell'azienda. In qualsiasi loro richiesta è quindi pretestuosa Estorsiva, anche per chiedere una cosa come una banale riunione, fanno uno sciopero e finché non ricevono la PEC di accettazione della riunione non smobilitano. Non chiamiamolo sciopero perché è scorretto chiamarlo sciopero, è un'attività di blocco dei cancelli, di picchettaggio totalmente illegale. E su queste attività che hanno portato anche ad azioni ancora più serie, come il pretendere l'apertura dei bagagliai di auto private che stavano entrando o uscendo, sputando addosso alle stesse auto, piuttosto che insultando e diffamando componenti della famiglia e i loro colleghi, abbiamo detto, abbiamo sporto denuncia, come era doveroso fare, per cercare di dare loro un limite. Sulla base di questa denuncia che abbiamo sporto, noi abbiamo chiesto che non potessero più rientrare nel cantiere, quindi è una totale legittima richiesta. Coloro che hanno fatto questi Non atti, tutti i Cobas, ma coloro che ci hanno sono dei fatto questi Cobas che atti. stanno lavorando dentro il cantiere, assolutamente. In serata, mentre in prefettura si trattava un possibile accordo, è proseguito il presidio ai cancelli, con qualche momento di tensione e un lavoratore lievemente ferito dopo essere stato urtato da un camion che tentava di forzare il blocco. Grazie.
forze dell'ordine a quel punto hanno deciso di schierarsi per riportare la calma. Non c'è problema.